siamo responsabili al 100% delle nostre emozioni. Quello che ti dirò in questo video per qualcuno sicuramente non sarà facile da digerire, per qualcun altro sarà più facile da digerire e per qualcuno sarà qualcosa di nuovo che può sicuramente aiutare a migliorare la propria vita. E ho deciso di fare questo video perché io personalmente facevo parte di quelle persone che faticavano a dire e a pensare che le emozioni che provavo, che provo, sono responsabilità mia. E allora ho deciso di portare alcuni esempi qua in questo video per darti la dimostrazione che effettivamente è così. Ti farò degli esempi attuali, degli esempi che stiamo vivendo tutti in questo momento. E cosa vuol dire essere responsabili al 100% delle nostre emozioni? Beh, che se proviamo rabbia, se proviamo paura, se proviamo compassione, se proviamo amore, siamo noi i responsabili di quel sentimento, di quello che stiamo provando. E voglio farti subito un esempio, ok? In questo momento stiamo attraversando una pandemia, ok? Stiamo attraversando qualcosa che sicuramente ha un po' scosso le nostre vite, ok? E voglio riflettere con te su questo punto, su proprio quello che è accaduto, quello che sta avvenendo, del perché siamo responsabili noi al 100% delle nostre emozioni. Beh, non so se è capitato anche a te, in questo periodo avrai sicuramente avuto a che fare con persone che hanno provato paura, con persone che hanno provato anche della rabbia, con persone che hanno provato sia paura che rabbia e anche con persone che hanno provato come emozione l'emozione della gioia, ok? E emozione della gioia perché prova a pensare, magari una di queste persone che ha provato gioia aveva un familiare magari in ospedale e con difficoltà magari respiratorie e dopo qualche giorno è uscito fuori dal pericolo. Prova a pensare alla gioia che si può provare in quel momento quando una persona a te cara, ok, sta meglio. Quindi prova gioia la persona. E quindi noi siamo responsabili al 100% delle nostre emozioni perché? Perché stesso evento, ok, causa chiaramente diverse emozioni, ok? Quindi, altro esempio, attacco terroristico che abbiamo vissuto qualche periodo fa, qualcuno provava rabbia, qualcuno provava terrore, qualcuno ha provato compassione per quelle persone che sono rimaste coinvolte, ok? Quindi siamo responsabili al 100% delle nostre emozioni. Beh, se ci prendiamo veramente la responsabilità davanti a un evento, ok, di dire come posso io reagire nel migliore dei modi a questo evento per fare in modo che questo evento comunque non prevarichi su di me, ma mi possa comunque aprire le porte a un nuovo modo di vedere le cose. Quindi facciamoci sempre questa domanda. Iniziamo a pensare che siamo noi responsabili delle nostre emozioni. Se proviamo rabbia è perché molto probabilmente indossiamo gli occhiali della rabbia, abbiamo un atteggiamento di rabbia, ok? E questo atteggiamento molto spesso andiamo poi a manifestarlo in quello che ci accade al di fuori di noi. Se noi invece, ok, ho la rabbia, accetto che ho questa rabbia, lavoro su questa rabbia, si trasforma anche poi il mondo che ci circonda. Ho voluto fare questo video, raccontarti questa cosa perché ho vissuto in prima persona e vivo in prima persona determinate emozioni, ok? E insomma, piuttosto che cercare la causa, ho iniziato a lavorare sul mio atteggiamento nei confronti
della vita stessa, nei confronti di quello che accade all'esterno e di come io posso affrontare questo. Beh, facendo questo posso veramente assicurarti che le cose attorno cambiano, dal momento che guardiamo le cose sotto un punto di vista, diciamo così, responsabile. Quindi sono io che ho creato questa situazione, sono io che ho manifestato, ok, questa emozione, sono io il responsabile anche di poterla trasmutare, trasformare. Quindi fammi sapere se questo video ti è piaciuto, se non sei d'accordo commenta, fammelo sapere, se vuoi che tratto altri temi fammelo sapere qui sotto questo video. E voglio darti questo messaggio: allora, che tu abbia la possibilità di viaggiare per il mondo, se è quello che desideri, e di attrarre abbondanza nella vita, abbondanza a livello economico, a livello di salute, a livello di ciò che vuoi di più veramente nella tua vita. Quindi ti auguro tutto questo. Se ti è piaciuto il video, commenta, condividilo, mettimi un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!